Un aiuto concreto per ripartire in grado di sostenere le imprese del territorio, dal settore turistico al manifatturiero, è il Fondo Valtellina 2016. Alla sua seconda edizione mette a disposizione 450.000 euro per l'integrazione dei fondi rischi dei confidi, con l'obiettivo di agevolare l'erogazione di finanziamenti in favore delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Sondrio. Presentato in Camera di Commercio dai partner firmatari, in primis l'ente guidato da Emanuele Bertolini e poi Bim con Fidi, Unione CTS e istituti di credito vuole essere una boccata d'aria fresca per le aziende che potranno richiedere da 10.000 euro a un milione di euro a condizioni vantaggiose. La Valtellina è riuscita ad esprimere, grazie alla sua grande sinergia, un'operazione di grande favore per il sistema delle imprese. Finanziamenti che sono cresciuti in termini di, 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 di capacità, quindi si può arrivare fino a un milione di finanziamento su investimenti, si può arrivare fino a una durata di 15 anni e con degli spread veramente di grande favore, quindi ringrazio molto il sistema bancario perché siamo arrivati a 150 punti base di spread per il finanziamento a minor rating e a 250 per quelli con rating un po' più peggiorativi, quindi un grandissimo vantaggio per le nostre imprese che sappiamo hanno colto molto favorevolmente l'edizione precedente che con un milione e mezzo aveva erogato 111 milioni di euro per 1800 imprese in Valtellina, quindi tantissimo e farà la stessa cosa oggi perché i costi sono minori, i vantaggi sono superiori perché gli anni sono maggiori, la disponibilità anche e quindi noi siamo sicuri di a, a dare un vantaggio alle nostre imprese. Il bando uscirà, eh, la, la disponibilità è immediata e le imprese potranno tornare indietro sei mesi quindi a, da, con gli investimenti fatti dal primo di luglio del 2015, quindi anche questa un'altra opportunità importante. Riteniamo che nel settore soprattutto turistico ma anche in quello commerciale dei servizi sia molto importante che le imprese valtellinesi investano. In questi anni hanno avuto qualche difficoltà perché il mercato è stato non eccezionale e queste iniziative sono convinto che ridarà, ridarà molto fiato agli investimenti per metterle al pari con le realtà più competitive. Alle parole di Bertolini fanno seguito quelle di Enzo Ceciliani, presidente di Asconfidi e direttore dell'Unione del Commercio, Turismo e Servizi, settori vitali per la nostra provincia che oggi, grazie al fondo, Mondo, potranno dotare le proprie attività ad esempio del servizio wifi richiestissimo negli alberghi ma anche affrontare ristrutturazioni edili e installazioni di impianti a basso consumo energetico tante le possibilità aperte dal bando che rappresenta un aiuto concreto in un periodo certamente non dei più facili per restare o mettersi al passo con i tempi qualche piccolo segnale di ripresa c'è poi chiaramente la stagione invernale non è stata particolarmente clemente sotto profilo meteorologico questo per il turismo soprattutto e comunque i nostri imprenditori sono imprenditori seri e sono radicati al territorio e al lavoro in maniera molto, molto forte, quindi stanno sicuramente sul mercato bene.